Al convento delle Oblate di Avellino è tutto pronto per ospitare i primi rifugiati in arrivo dall'Ucraina. 25 i profughi attesi, in particolare saranno accolte donne e bambini. A coordinare il sistema dell'accoglienza è la prefettura e si mette in moto anche la macchina dell'inclusione. Il provveditorato si sta organizzando per garantire agli studenti in arrivo da Kiev di poter continuare il proprio percorso di studi. Si prepara inoltre il sistema dei controlli sanitari e delle vaccinazioni. Insomma, una gigantesca operazione di solidarietà e vicinanza a chi fugge dalla guerra. Tra i centri in prima fila, la città di Atripalda, con il sindaco in contatto con la prefettura, pronto ad aprire le porte della sua cittadina qualora ce ne fosse bisogno. Si valuta tutto perché è un dramma molto, molto grande. Non sappiamo ancora bene le proporzioni. Sicuramente ci saranno proporzioni, numeriche importanti, quindi anche questo si sta valutando, lo stiamo valutando già, sarà sicuramente una questione su strutture pubbliche, probabilmente solleciteremo anche eventualmente strutture private, chi vorrà mettere a disposizione, ci sarà una sollecitazione generale sicuramente, ma anche noi come amministrazione stiamo già valutando, dobbiamo capire le modalità del sistema di accoglienza che metterà in campo l'organo centrale, però sicuramente stiamo già ragionando, abbiamo già valutato eventualmente delle cose da mettere a disposizione, faremo il possibile per aiutare questa popolazione.